Minuto 92 di Sassuolo Piacenza, squadra di casa riversata in avanti alla ricerca del pareggio. Sul pallone della disperazione scaraventato dalla tre quarti sinistra si avventano in 10. Puggioni è battuto, il pallone rotola in rete. La gioia del Sassuolo però dura poco, perché Pinzani ha occhio di falco e vede subito, con l'aiuto dell'assistente Marrazzo, il plateale tocco di mano di Bressan proiettatosi in avanti. Pensiero del sabato sera con riferimento ai noti fatti di cronaca: la tecnologia fa sempre comodo, ma molto spesso bastano un arbitro e un assistente ben piazzati e concentrati fino al fischio finale. Ma non ditelo a Trapattoni. La corretta decisione di Pinzani mette giustizia nella forma e nella sostanza, perché il Piacenza non meritava di vedersi sfuggire dalle mani una vittoria esterna creata nel primo tempo e conservata con buon senso tattico nella ripresa. Pioli deve fare a meno di Salvetti all'ultimo momento, dovendo inserire al suo posto Filcor. La differenza si sentirà. Ficcadenti recupera Tulli, che però va in panchina. Dal primo minuto c'è guerra. Il Sassuolo è spaesato, il Piacenza ha una marcia in più e non a caso mette le basi per la vittoria nel primo quarto d'ora. Micidiale incursione sulla sinistra all'undicesimo di Nainggolan, che conclude mettendo in mezzo un traversone che incrocia la fronte piena di Moscardelli. Quarto gol stagionale per l'attaccante nato a Mons, che torna a segnare su azione dopo più di un mese. La difesa del Sassuolo trema, l'assenza dello squalificato Gorzegno è un malus in termini di sicurezza e coesione. Provare per credere al 14esimo, quando Moscardelli stavolta crea un assist sontuoso per Guerra, che con passo felpato, per non turbare il sonno della difesa del Sassuolo, va a infilare Bressani in uscita per il raddoppio. La reazione dei padroni di casa è macchinosa e velleitaria, se pensiamo che Zampagna, il principale terminale offensivo, raramente riesce a incidere negli ultimi 16 metri, salvo poi lasciare il campo poco prima dell'intervallo per infortunio. Un primo tempo che si chiude con il miracoloso salvataggio in due tempi di Bressan su Moscardelli, lasciato accomodare indisturbato sulla sinistra dai due centrali neroverdi. Pioli inizia la ripresa con Bianco per Consolini, in difficoltà fuori ruolo come vice Gorzegno, e il Sassuolo riesce a rendere più concreta quella reazione promessa e non mantenuta nel primo tempo. Di fatto si finisce con il giocare in una sola metà campo, ma se fino all'87esimo il punteggio è sempre di 0-2, la colpa è solo dei neroverdi, che gettano al vento una serie di occasioni gigantesche per poter riaprire la partita. Riccio non se la sente di segnare il gol dell'ex e passi, ma sfugge a qualsiasi logica del calcio e della fisica il piatto destro di Masucci, alto sopra la traversa da non più di 3 metri. Difesa del Piacenza evidentemente poco abituata quest'anno a gestire un doppio vantaggio, per giunta in trasferta. Lo stress gioca brutti scherzi a Rincon, che regala a Noselli all'87esimo il gol dell'1-2 e al pubblico del Braglia 5 minuti finali di passione. Poi però Bressan si dimentica di poter usare le mani solo nella sua di area, e Ficcadenti può festeggiare così il doppio aggancio a Mantova e Regina. La risalita va a gonfie vele.